Good morning youtubers, come sapete dall'ultima patch sono cambiati i DMR, velocità del proiettile e moltiplicatore del colpo alla testa, e ho ripensato un po' alle recensioni arma. E per quanto riguarda i DMR, noi avevamo già toccato soltanto il VCAR, che a dire il vero è stata proprio la primissima recensione arma che ho fatto sul 2042. Allora ho colto l'occasione di queste modifiche che hanno fatto per portarvi un confronto tecnico su quelli che sono i DMR in game. Anche questa volta mi sono messo di buona lena a testarli tutti, almeno con tre tipologie di proiettili l'uno, e vedendo il danno in base alla distanza, sia per quanto riguarda il danno base che l'headshot. Ho aggiunto il tutto all'interno della classica tabella che creo e che vi lascio anche questa volta in descrizione. Ditemi ragazzi se vi fa piacere ricevere questi grafici, perché bene o male per me, tra testare tutto con diverse munizioni, tutte le distanze, su appositi server di Portal, andare poi a creare il grafico vuol dire aggiungere un altro paio d'ore buone di lavoro. Poi c'è bisogno ovviamente di fare lo speech, il video e tutto il resto, però ecco, lo faccio volentieri in sostanza se vi viene utile. Detto questo, andiamo allora a vedere alla luce dell'ultima patch come performano i DMR. Sapete che questa categoria contempla anche il BSVM all'interno quindi dei DMR, però non lo prenderò in considerazione per tre motivi. Uno, perché non rientra realmente in questa categoria. Due, perché l'abbiamo già visto poco fa con un video specifico. E infine, tre, perché dovrebbero nerfarlo a brevissimo, quindi semmai se ne riparlerà quando lo avranno modificato. Parliamo allora del VCAR, dell'SVK e del DM7. In questi giorni li vedete girare un po' di più in game proprio perché li hanno modificati, ecco, però vedremo quanto durerà la cosa, se è una curiosità iniziale poi finisce, oppure se sono riusciti a reintrodurli realmente all'interno del gioco, dato che nessuno praticamente prima li utilizzava. E il motivo è semplice: le armi automatiche hanno molto range sul 2042 e sono anche precise. Non si sente quindi la necessità di utilizzare un DMR al posto che una R, un LMG o anche un SMG. Oltre a questo hanno un hipfire che è tremendo, tremendissimo, che inizia a disperdere colpi già veramente da vicinissimo, qualche metro, se sparate muovendovi in hipfire. Già da 5 metri in media direi che entra un colpo su 3 o 4 che sparate, escludendo da questo il VCAR, che invece è il DMR più forte tra gli altri nel close range. Per quanto riguarda i moltiplicatori del danno alla testa, attualmente sono del 2x sul VCAR, dell'1,6x sull'SVK, che ha già di base un danno più alto, ma non uccide mai con un singolo colpo alla testa, neanche da 2 cm, e infine di 2.2 sul DM7. Il proiettile più veloce ce l'ha ovviamente l'SVK, così come la curva del danno migliore, ecco, ce l'ha sempre l'SVK. Si parla di 960 metri al secondo per l'SVK, 800 per il DM7 e 700 per il VCAR. L'SVK è anche il più lento a sparare, ma è il miglior DMR sulla distanza tra i tre. Tenete conto che, ad esempio, con i colpi ad alto potenziale il danno al busto rimane 60, singolo colpo, fino a 120 metri. Oltre i 120 metri diventa subito 35, ok? Quindi 121 metri fa 35, 120 ne fa 60, quindi c'è una discesa molto brusca del danno. Alla testa, entro i 120 metri farete 96 di danno, come ho detto non one shot mai una persona full vita, e oltre i 120 metri l'headshot fa 56. Questo significa in sostanza che gli headshot con l'SVK sono totalmente inutili. Tanto serviranno comunque sempre due colpi per uccidere qualcuno entro i 120 metri e tre colpi oltre, ok? L'unica differenza la fanno appunto oltre i 121 metri, perché li potete uccidere con due headshot, però insomma non sono neanche tanto semplici da fare due headshot consecutivi oltre i 120 metri. Quindi ecco, SVK, proiettili ad alto potenziale, mirate al busto, la testa è praticamente inutile. I proiettili standard invece mantengono lo stesso identico danno, ma si cala non a 120 metri ma a 99, quindi entro 99 metri 60 di danno, 96 alla testa, e da 100 metri in poi 35 di danno, 56 alla testa. I colpi perforanti invece sono tendenzialmente inutili e quindi ve li sconsiglio, hanno un danno massimo di 35 che dopo i 75 metri diventa 28, quindi sostanzialmente tolgono il vero punto forte di quest'arma, che è il danno, oltre ovviamente alla velocità del proiettile. Passiamo ora al DM7, che è il DMR di mezzo tra i due.
Il danno massimo che raggiunge è 35 con 77 di headshot entro i 99 metri con i proiettili di dotazione standard, entro i 40 metri per quelli scontri ravvicinati e a qualsiasi distanza un danno di 35 con i colpi ad alto potenziale. Con i colpi a dotazione standard poi da 35 con 77 di headshot si passa a 28 di danno minimo dai 100 metri in poi con 61 di headshot. Quelli per scontri ravvicinati hanno il danno massimo che si mantiene fino a 40 metri e da 41 fino a 99 metri si passa a 28 per poi finire al danno minimo di 22 oltre 100 metri. Gli alto potenziale, come detto prima, mantengono lo stesso livello di danno su qualsiasi distanza e ucciderete sempre con 3 colpi al busto o con uno al busto e uno alla testa. Per ultimo abbiamo poi il VCAR, l'ho testato con i colpi per scontri ravvicinati, quelli standard e quelli subsonici. Il danno massimo per tutti e tre è di 35 con 70 di headshot. Quelli che hanno la curva del danno peggiore sono i subsonici, che calano già dopo 19 metri. Da 20 metri a 49 faranno 28 di danno e oltre 50 metri 22. I proiettili scontri ravvicinati, a dispetto diciamo così del nome, mantengono il danno fino a 29 metri, così come le dotazioni standard, è curiosa questa cosa, poi però cambiano nel mid range. Il danno medio, che è di 28, permane dai 30 ai 99 metri per la dotazione standard e poi si assesta a 22 di danno minimo oltre 100 metri. Invece per i subsonici il mid-range viene mantenuto fino a 49 metri con il danno di 28 e quindi il danno minimo di 22 si ha dai 50 metri in poi. Quindi direi che tra tutti i dotazioni standard sono quelli che vi mantengono meglio il danno e gli scontri ravvicinati possono essere l'alternativa in close range, i subsonici invece ve li sconsiglio. Per completare il setup, considerando la tipologia di arma che sono i DMR, direi che per DM7 SVK potete puntare alla canna lunga, che aumenta la velocità dei colpi, e all'impugnatura BCG, che vi renderà l'arma più precisa nel fuoco mirato. Per il VCAR invece, che ha una tipologia di gioco più aggressivo, potreste provare a migliorare l'hipfire con l'impugnatura Rattlesnake e magari usare anche la canna corta che vi aumenta la cadenza di fuoco. Bom, direi che abbiamo dato un buono sguardo complessivo e approfondito comunque alla categoria dei DMR, tralasciando per i motivi di cui vi ho già parlato il BSVM. Se vi piacciono questi video potrei anche portarveli per le altre categorie di armi, tanto al momento mettermi a fare singole recensioni arma non lo trovo particolarmente utile né interessante, mentre questi confronti un po' più approfonditi penso possono essere belli da seguire. Lasciatemi il vostro feedback e vedremo appunto se continuare con le altre categorie di arma in base al vostro apprezzamento. Detto questo, io mi metto a lavoro per preparare il video speciale di domani per le migliori offerte da gaming in generale, periferiche e PC, che vi consiglio di non perdere per quanto riguarda il Prime Day, che arriverà il 12 e il 13. Ci stanno veramente delle belle chicche quest'anno. E vi auguro quindi per ora una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.